Radio Radicale, siamo col sottosegretario all'economia Guerra per parlare della legge di bilancio che arriva qui dopo il voto alla Camera. Allora, è un peccato che il Senato non possa esaminare adeguatamente questa legge di bilancio e ieri in dichiarazione di voto durante l'iter finale della legge di bilancio ci sono state polemiche per il reddito di cittadinanza. Allora la Lega ha attaccato la maggioranza dicendo che è servita a poco, però viene rifinanziato cospicuamente. Allora lei che tipo di valutazioni può fare su questo? Più facile dire che la Lega era parte essenziale del governo che ha approvato il reddito di cittadinanza, ma è ovvio che il reddito di cittadinanza ha svolto in questo periodo storico una funzione essenziale. Noi abbiamo un'esplosione di povertà e di disagio sociale a cui in parte significativa, il reddito di cittadinanza dà comunque risposta. E il rifinanziamento era necessario perché proprio perché c'è un aumento di situazioni di difficoltà, le risorse a disposizione erano insufficienti. Dopodiché ovviamente si può riformarlo, io faccio anch'io delle critiche soprattutto per la sottovalutazione che questo reddito così come disegnato dà dei figli, delle famiglie numerose, per il fatto che non si tiene in adeguato conto la povertà delle persone immigrate rispetto alle quali sono posti requisiti di accesso molto rilevanti. Però credo che sia una misura indispensabile e fra l'altro, sottolineo, c'è in tutti i paesi europei. Senta, come è stata approvata questa legge di bilancio? Allora, ci sono state delle critiche anche da parte degli uffici parlamentari, si è utilizzato il termine coacervo. Allora, non si poteva fare altrimenti perché poi ci sarebbe stato il recovery plan e nella legge di bilancio non sono state esaminate opere pubbliche e questioni che andavano esaminate successivamente e l'insieme delle norme era organico. Ma c'è intanto la proposta originale su cui poi sono stati costruiti i passaggi, è stato costruito il passaggio parlamentare e la proposta originale aveva degli assi ben chiari e molto importanti. Cito ad esempio il rifinanziamento della cassa integrazione fino alla fine di marzo, è assolutamente necessario in questa situazione. Gli interventi sulla scuola, sulla salute, sulla ricerca sono assi portanti, significativi e sono contenuti nella legge di bilancio. La legge di bilancio già prevedeva un ulteriore intervento economico a sostegno dei settori maggiormente in crisi, ad esempio il settore turistico. Nel passaggio parlamentare è vero che c'è stato un po' un riflesso di assalto alla diligenza che di solito si verifica con la legge di bilancio e quando ci sono delle risorse a disposizione e quindi c'è stato il finanziamento anche di microprogetti, ma il grosso del passaggio parlamentare ha comunque arricchito la legge di bilancio con misure importanti che riguardano ad esempio la sperimentazione per la prima volta di uno strumento di ammortizzazione sociale per i lavoratori autonomi che non c'era. L'appostamento di un fondo significativo che servirà a finanziare la decontribuzione per i lavoratori autonomi in difficoltà, in una situazione in cui effettivamente c'è un problema di liquidità e quindi vincolare il pagamento di imposte e contributi è più difficile rispetto al passato. Quindi ci sono misure significative, non è stata tutta una perdita di risorse, c'è il sostegno al settore dell'automobile, ci sono ulteriori interventi appunto sulle filiere del turismo, della ristorazione. Quindi credo che sia un giudizio ingeneroso, quindi quello che si sofferma soltanto su alcuni finanziamenti minori, che poi ciascuno preso di per sé può avere anche un significato, e non guarda al progetto complessivo. Tra l'altro ricordo che nella legge di bilancio originaria è compreso anche l'intervento sull'assegno al nucleo familiare, che è un intervento di riforma significativo con cui finalmente si mette ordine e si potenzia un trasferimento monetario a sostegno delle famiglie con minori, superando la frammentazione tra 6 e 7 diversi istituti attualmente vigenti. Senta, il Parlamento esce ridimensionato da questo esame della legge di bilancio e anche il ruolo del Presidente della Repubblica che prima di firmarla deve fare delle sue valutazioni prima della promulgazione? Per quanto riguarda il Parlamento, io dico subito che non amo il fatto che per molte situazioni ci sia ormai una sorta di monocameralismo di fatto.
In questo caso però dobbiamo tenere conto che siamo di fronte a una situazione emergenziale che ha comportato praticamente una legge di bilancio in due stadi, una prima situazione in cui abbiamo definito la legge di bilancio, ma nel frattempo è partito un peggioramento del contagio, quella cosiddetta seconda ondata, che ha impegnato il governo, la maggioranza, ma anche in un serrato e proficuo incontro con il confronto con la minoranza, a occuparsi di tutta la questione ristori e quindi a integrare successivamente la legge di bilancio. Questo ha compresso sicuramente i tempi, costringendo il Senato a guardare da solo tutti i decreti ristoro e la Camera a guardare da solo tutta la legge di bilancio. Non dovrebbe avvenire, non deve avvenire in una situazione normale, diciamo che la guarderei con un po' più di clemenza perché siamo in una situazione eccezionale. Per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, direi che non c'è stata una deformazione nel corso del passaggio parlamentare degli obiettivi, delle finalità, dei campi di intervento, c'è stato un rafforzamento di quelle linee e quindi credo che non ci sia stato uno sgarbo istituzionale nei confronti del Presidente della Repubblica. Certo, un'ultima considerazione, lei il 31 marzo prorogherebbe il divieto di licenziamento? Io spero che non sia necessario, cioè noi adesso siamo in una situazione ancora di grossa tensione perché non sappiamo come evolverà il contagio, ma stiamo operando perché evolva in senso calante e in più adesso abbiamo il vaccino, quindi progressivamente dovremo arrivare ad una situazione di normalità. Io credo che potremo affrontare quella scadenza con più serenità, tanto più anche con il recovery noi investiremo nel rilancio, nella ripartenza della nostra economia, ma anche quanto più faremo, e su questo la mia parte politica, cioè l'EU è particolarmente esigente, faremo dei passi avanti sul tema degli ammortizzatori sociali, ma anche sul tema della rappresentanza. Bisogna fare una legge sulla rappresentanza che tolga tutto questo coacervo, sì, questo in questo caso userei questo termine, di contratti, spesso fasulli, dentro cui si nascondono situazioni di caporalato, di sfruttamento, di irregolarità. Credo che se accompagniamo il superamento della cassa integrazione Covid e del blocco del licenziamento con questo tipo di interventi, avremo un mercato del lavoro più ordinato e meno situazioni di disagio. Bene, io la ringrazio, ringrazio il sottosegretario all'economia Guerra, con la quale abbiamo parlato della legge di bilancio che per 80 ore almeno sarà all'esame del Senato. Grazie. Grazie.